Tutto pronto dal Pala Farfalle di Padova per la ripresa di questo campionato di Serie A1 Beretta femminile. Si stanno scaldando le arpie dell'Erice mentre si caricano le ragazze della Pallamano Cellini Padova. Arbitro in campo, tutto pronto, palla al centro. Dopo uno stop dovuto a evidenti motivi, siamo pronti per ricominciare con la palla a mano che conta. Ripresa quindi che vede le ragazze padovane contro le sicule dell'Erice. Tutto pronto per posizionarsi in campo. Prende palla l'Erice con la numero 25, Ponce. Un po' di numeri, settima in classifica, le ospiti a soli 2 punti dal Ferrara, oggi qui per conquistare il campo padovano e raggiungere a 12 punti il Ferrara. Erice che arriva da una vittoria con il Pontinia nella 12ª giornata e da una sconfitta con la capolista Brixen, un pareggio sempre con le teste di serie del Mestrino e una sconfitta alla 6ª giornata, un recupero contro il Salerno. Tutto pronto, fischio d'inizio, inizia la partita. Il capitano fa girare palla, Raic per Ponce, esce Raic che aveva già tentato un'incursione tra le fila padovane, taglio di Coppola che si accentra, subito palla Ponce, Raic ancora un taglio che riesce ad arrivare alla numero 9 Coppola che però sbaglia il tiro, riparte Bearzi in velocità per Vanessa, jog up, ci pensa la sorella a rimpostare il gioco, Carell si riposiziona la squadra, fa girare palla la Cellini Padova. Padova si è tenuta pronta per poter rincominciare, esce Scolaro, incrocia con il capitano, Bearzi si accentra, tenta di alzarsi ma viene fermata, continua il gioco, Carell prova il tiro, trova un palo, esce il portiere Brock, riesce ad anticipare il contropiede del capitano che ferma l'azione della Cellini, si riparte con Scolaro. Fa girare palla la Cellini. Arubi da subito pericolosa con una marcatura speciale da parte del capitano dell'Erice. Esce di nuovo Scolaro. Bearzi cerca finta, si alza ma trova la parata il portiere dell'Erice. Contropiede, subito presa al volo. 3 passi, tiro e gol. Primo gol della partita da parte delle ospiti di Benincasa. Ripartenza subito della Cellini che chiama lo schema. Bearzi, pece tra le dita. Si fa sentire la panchina dell'Erice che incita le ragazze. Si alza Bearzi e trova un tiro sporco che però non riesce a finire tra i pali dell'avversario. Riparte Raic in velocità, prova Ivana Carell a fermare l'avanzata di Ponce. Riparte l'Erice con calma. Imposta l'azione Raic. Brock segue. C'è il taglio, cercano sempre di accentrarsi
le sicule, ma trovano questa volta il muro di Brock. Si riparte di lato subito, palla per Reitz, passaggio dietro la schiena, la palla ritrova il capitano e c'è il secondo gol della giornata, sempre del capitano dell'Erice. Palla per Ruby Fatima, cerca di postare l'azione Lacellini, reduce anche dallo stop forzato. Si fanno sentire le ospiti, taglio tra le sorelle Joe Gappet che trova Scolaro, ma c'è il gol e la prima ammonizione della serata per Terenziani, la numero 7 dell'Erice, che si riposiziona. Torna in campo Ponce. Natale, tocca palla Ponce, Reitz cerca lo spazio, l'Erice fa girare palla veloce sempre in zona centro per poi scaricare, ma trova Ivana Jogap che riporta, che ferma l'azione e porta ai 6 metri le ospiti. Ponce, Brock sfiora la palla e c'è il terzo gol per le ospiti. Si riparte, il capitano incita le proprie compagne, Vanessa Jogap si accentra ma nulla di fatto per l'azione offensiva della Cellini. Subito a cercare il pivot, ma Ivana Jogap prende pallone, trova Ruby che però trova la parata ottima del portiere delle ospiti. Modern. Fa girare palla la Cellini ancora con Arubi, tiro schiacciato che trova il gol a fil di palo. Richiama la calma, si riparte dal centro. Natale per Ponce, Reitz. Coppola cerca lo spazio, esce, incrocia con Reitz, si alza Ponce ma trova il fallo. Ivana Jogap, guardia della difesa padovana. Subito cerca di entrare ma viene fermata da Bearzi. Reitz, provano da fuori e trova il palo il numero 7 Terenziani. Può ripartire la Cellini. Bearzi vuole la palla, gioco veloce, subito fuori. La difesa dell'Erice con Ponce. Si parlano le ragazze della Cellini, studiano il modo di penetrare la difesa delle arpie. Trova lo spazio, viene fermata poi da Terenziani. Bearzi, si può ripartire con Scolaro dai 9 metri. Vana trova comunque lo scambio con Meneghini, palla sporca che finisce a lato. Riparte l'Erice veloce, finta di contropiede per poi trovare Ponce, si deve però fermare grazie allo stop dovuto all'incontro con Vanessa Jogap. Un inizio di gara equilibrato, 3-2 per le ospiti. Esce Fatima,
però non riesce a fermare il pallone, nulla di fatto per il capitano dell'Erice che trova l'ennesimo palo a soli 8 minuti dall'inizio della gara. Subito fermata Bearzi, una lieve presa da WWE non voluta. Sembra tutto ok, c'è bisogno del time out. Più duro di quanto sembrasse lo scontro in attacco per Bearzi. Riprende la partita con l'entrata di Lincetti, il numero 7 della Cellini, che fa girare al centro. Meneghini esce, viene subito bloccata. Sicule alla ricerca dei due punti, si vede dalla difesa molto aggressiva che non lascia giocare le punte di diamante della squadra. Sorvegliate speciali. Subito fermata per l'incursione anche Lincetti. Riparte Scolaro dai 9. Si alza Vanessa, fa girare la palla ma trova le dita del muro dell'Erice. Riparte veloce l'Erice subito. Raic, Terenziani cerca il capitano ma deve far rimpostare l'azione da Raic. Subito Ponce, di peso, riesce a penetrare la difesa della Cellini, il numero 6, Raic. Ritmi elevati da parte delle ospiti dal punto di vista agonistico e della fisicità nel gioco. Studiano la difesa avversaria le ragazze della Cellini. Finta di incrocio tra le due, viene messa giù in maniera fortuita l'ala della Cellini, che però non riesce a trovare il gol. Si gira Coppola ma trova la traversa. Cambio in attacco, entra Scolaro per la Cellini. Incetti scruta le indicazioni dell'allenatore, dell'allenatrice della Cellini. Vuole più movimento, esce Fatima, cerca la palla la giovane ala della Cellini. Meneghini ancora per Vanessa che si porta via, che si porta via Raic, che viene ammonita per la troppa foga nella difesa. E si riparte, cerca lo spazio il capitano Carel. Vanessa viene spinta ma trova il gol. Implacabile Vanessa Giogap. Riparte veloce l'Erice. Terenziani cerca subito Ponce, sul primo palo schiaccia e trova il gol. Può ripartire Cellini Padova. Incetti, tiro sporco, si riparte con Giogap. Vanessa fa girare palla la Cellini, molto alta la difesa dell'Erice, cercano lo scambio per poi trovare il tiro ma viene fermato dalla difesa delle Arpie. Pronte a ripartire, finta di tiro da parte del capitano. Vanessa trova lo spazio ma viene fermata a Terenziani. Ottima la difesa dell'Erice fino a questo momento. Cercano lo spazio, trova però subito pronta a recuperare palla le ragazze della Cellini. Arubi trova il tiro ma non trova lo specchio della rete. Può ripartire l'Erice con calma.
imposta il gioco, si è posizionata la difesa della Cellini, aspetta l'incursione avversaria, profondità numero 23 nell'Erice, bene in casa il capitano, si alza Ponce e trova il gol nonostante un attacco camomilla, probabilmente tiro inaspettato, si aspettava il solito scambio di incroci al centrocampo. Fa girare palla l'Erice e la Cellini per che trova lo spazio subito, tiro lungo da parte del portiere dell'Erice che però non trova lo specchio della porta. Riparte la Cellini, fa girare palla, mani in alto in difesa, non vogliono far vedere lo specchio della porta ai terzini, noti cecchini della Cellini Padova. Molto aggressiva la difesa dell'Erice, ci tengono a portare a casa questi due punti. Questa volta il richiamo è per il numero 15 Bizzotto Martinez, ennesimo acquisto argentino delle sicule. Infrazione, subito il contropiede per Natale che non trova il pallone. Nulla di fatto per l'Erice in contropiede. Partita che si fa sentire dal punto di vista fisico, la voglia di vincere in campo. Chiamano lo schema, Terenziani. Raic si intende con lo sguardo, con Coppola che esce, il capitano incrocia ancora con Ponce che scancia, Terenziani che ricerca Coppola ma che questa volta l'azione viene letta, contropiede che viene intercettato dal portiere Iacovello. Si può ripartire in tutta calma. Portiere Iacovello, allenato da un nome importante della pallamano italiana, Marina Pellegatta. Si riparte dai 9 metri. Raic vuole il pallone. Guardo la porta, scarica. Riesce a trovare lo spazio Terenziani. Secondo palo a fil di traversa. Palla che entra. Sopra di 4 gol le ospiti. A metà, a poco più di metà del primo tempo di questa partita della Serie A1 Beretta femminile. Pallamano che torna dopo uno stop di 3 giornate a Padova. Ci sarà infatti proprio nel weekend il derby padovano contro il Mestrino, a cui si stanno preparando le ragazze della Cellini. Si riparte dal fondo. Subito imposta l'azione Raic, torna in campo Ponce per Natale che trova però Jogap che interrompe l'azione e si riparte dai 6 metri, sempre Ponce si posiziona e prende i 2 minuti Vanessa Jogap. Difesa già schierata da parte dell'Erice che lascia da sola, da fiducia al proprio terzino. Si alza, trova con un tiro schiacciato l'ottavo gol della serata. Riparte la Cellini.
gioca Pivana, Lincetti, gioca Carel, scarica su Arubi Fatima, fa girare il palla ancora Lazzini, esce Meneghini ma trova subito la difesa aggressiva, non riesce a intercettare il pallone, gioca Carel, può ripartire Lerice con Terenziani che si sposta a sinistra, tiro sporco che finisce a fondo campo, riparte Lazzellini, imposta l'azione con calma con Arubi Fatima per il capitano Lincetti, gioca Pivana, scarica su Meneghini, fa ripartire poi l'azione, cerca la fondo Arubi, trova l'apertura delle compagne, si può ripartire dai 9 metri, si riparte con gioca Pivana, esce Arubi, vuole trovare lo spazio per le compagne, fa muovere la difesa, gioca Pivana, cerca di entrare e ci sono i primi 2 minuti anche per Lerice Reich, il numero 6 delle ospiti, si può però ripartire dai 9 metri e non dai 6. E si riparte, e ancora per Meneghini, gioca up Ivana che però trova Terenziani pronta a intercettare il rimbalzo che riesce così a far ripartire le ospiti in fase offensiva. Capitano che si sposta al centro, bene in casa, e chiama subito lo schema. Subito rientra gioca Vanessa che tenta di intercettare. Coppola chiama la palla, nulla di fatto, bene in casa, ancora per Terenziani, esce Coppola, cerca di incrociare ma trova poi Natale, il tiro da fuori di Terenziani nettamente sopra la traversa, stavo per dire meta. Attenzione, riparte Lazzellini, fa girare palla Lazzellini, cerca di trovare lo spazio, un'ottima parata da parte di Iacovello Martina, il portiere che sta sorvegliando la rete dell'Erice. Riparte bene in casa, incita le compagne a non perdere l'attenzione, non fare quei piccoli errori che stanno dando fiducia a Lazzellini nonostante il risultato. E c'è l'ennesimo gol in attacco, si pensa il capitano Carel a trovare il gol che però non riesce ad essere segnato sul tabellone perché è stato fischiato il fallo. Arubi Sara ai 9 metri, fa girare il palo a Lincetti, gioca Carel, ancora scarica su Lincetti, trova Meneghini e si accentra, scarica su gioca Vanessa, Lincetti che vuole cercare lo spazio ma ferma tutto Coppola, a girare palla Lazzellini, incitano le compagne della difesa Lerice, l'ennesima parata di Iacovello, non riesce gioca Vanessa a fermare l'azione ma nulla di fatto per Terenziani, riparte e c'è il primo time out.
tutto pronto per ripartire. Riparte la Cellini. Già pronta la difesa dell'Erice. E riparte la partita. 21 minuti e 26 secondi. 9-3 per le ospiti. Subito fuori a prendere il sorvegliato speciale, come abbiamo già detto, a Ruby Fatima da parte del capitano dell'Erice. Vincetti costretta a tornare indietro e a cercare a Ruby Sara, che però viene fermata. Si riparte dai 9 metri. Subito pronta la Cellini a impostare l'azione, cerca gli spazi. Cambio di incroci, si alza Giogapogarel che trova la traversa e la palla rimane. E si riparte. Gol, 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 gol. L'arbitro ha visto la palla rimbalzare dentro la linea di porta. Quindi gol per il capitano della Cellini. Incrocio di Coppola che esce dai 6 metri. Terenziani, ottimo movimento. E però Natale trova le mani di Brock, che però si vede superare da Ponce, che è rimasta fino all'ultimo ai 6 metri per cercare di conquistare palla, e ce l'ha fatta. Riparte la Cellini. Fa girar palla la squadra patavina. Esce il pivot. Tiro sporco che fa ripartire con calma la Cellini. Subito pronte le ragazze dell'Erice a intercettare. Mizzotto che torna in panchina per lasciare il lo spazio a Ponce. Reich di nuovo in campo. Terenziani punta la difesa avversaria, una delle giocatrici che sta mettendo più in difficoltà la difesa della Cellini, Terenziani, quest'oggi. Fa girare palla l'Erice. Coppola, esce ancora Terenziani, passaggio sotto mano di Ponce per Reich, che ritrova però poi la palla, ma trova anche il palo. Ferma il gioco, rallenta il gioco il capitano dell'Erice. Taglia i 6 metri avversari, ma nulla di fatto. C'è il contropiede intercettato da Iacovello, sempre pronto. Riparte l'Erice. Reich chiama lo schema. Terenziani fa girare palla l'Erice, si posiziona in fondo dell'ala il capitano. Terenziani subito che scarica per Ponce. Reich viene fermata, non trova Coppola. Subito gioca Vanessa, fermata dall'Herpier nella propria metà campo. Quest'oggi si può proprio dire, le arpie che proteggono il castello di Venere di Erice sono arrivate a Padova. Volontà in campo di portare a casa i 2 punti da entrambe le formazioni. Non vogliono lasciare spazio le ospiti né in difesa né in attacco. Girella questa volta con il corpo da parte di Giogap Vanessa, che però trova il muro di Ponce. Sì, può ripartire dai 9 metri. Ci riprova, cerca di scaricare per Meneghini. Natale si lancia sul pallone, si può ripartire dal lato. Fa subito girare palla Giogap Vanessa, la sorella Giogap Carell. Finta, riesce a trovare lo spazio e questa volta insacca la palla. Dieci a cinque per le ospiti.
cerca la Pece, Ponce, Raic richiama lo schema, ali sui fondi dei due lati, esce però Natale che va a incrociare, si posiziona tra i 6 metri cercando di creare lo spazio per Terenziani. Subito Meneghini, il mastino della Cellini Padova, si fa sentire, interrompe l'azione. Raic riesce a scaricare Terenziani sul capitano, viene in casa, che trova il gol. Può ripartire la Cellini Padova. Incetti fa girare, subito pronta a interrompere l'azione, il capitano, viene in casa. C'è l'incrocio, scambio tra le sorelle Giogap, che trova poi l'Incetti, Rubi Fatima, velocità, Giogap Vanessa, non trova però poi la sorella Carel, e c'è il fallo. Si può ripartire in 9 metri con Rubi Sara. Finta da parte di Giogap Vanessa, che però trova il fallo pur arrivando al tiro. Si posiziona sui 6 metri il capitano della Cellini Padova, Giogap Carel. Finta, si alza e trova il gol a fil di palo. Riparte veloce Raic, subito fuori, si fa sentire la difesa della Cellini, non vuole lasciare spazi. Tisatto, Raic, ancora per Tisatto, si accentra, subito fuori il capitano a interrompere l'azione. E può ripartire Coppola dai 9 metri. Terenziani viene fermata però questa volta. Si riparte dai 9. Subito Raic cerca Tisatto, che si alza in volo. Anche questa volta palla alta. La difesa della Cellini riesce a dare fastidio durante i tiri da fuori 9 metri. Vincetti fa girare, chiama lo schema, vuole spazi, vuole spazi, riesce ad entrare, penetra questa volta la difesa delle Arpie, Giogap Vanessa, con un doppio gioco di mani a meno di un minuto dalla fine di questo primo tempo, e c'è il time out. E si riparte. Erice in fase offensiva. Tutto pronto per ricominciare con Coppola. Raic per Tisatto. Terenziani, punto di riferimento per l'attacco dell'Erice finora. Esce il capitano, cerca Terenziani, che scambia con Natale, Tisatto dai 12 metri, trova il gol. Subito pronta Lincetti per ricominciare l'azione in attacco della Cellini. 20 secondi al termine, ci prova Giogap Carel, cerca Rubi Fatima,
fa girare palla la Cellini, si alza, gioca a Vanessa e trova il palo, incredibile, ma smorza il tiro, non riesce a uscire dai 6 metri la palla grazie a Iacovello. Raic si fa trovare e scarica su Natale, che però trova Brock. E siamo alla fine del primo tempo, 12-7 per le ospiti. Spot. E si ritorna in campo per il secondo tempo di Pallamano Cellini Padova contro Erice Lifestyle. Si riparte, squadra in campo, si caricano le ragazze padovane. È finita la partita per Bearzi, che torna in panchina. E parte Cellini Padova, imposta il gioco, Lincetti al centro, gioca Vanessa, terzino sinistro, Meneghini alla destra. No, gioca Carell, terzino sinistro, e la sorella Vanessa alla destra. Riparte la Cellini subito, offensiva, trova lo spazio ma viene fermata da Coppola Lincetti. Ripartenza veloce, fa girare palla Lincetti, cerca lo spazio, trova Giocap Garel, Giocap Vanessa si alza, traversa, che salva Iacovello. E c'è però il contropiede veloce dell'Erice, che trova il gol con Natale, numero 10 della squadra ospite. Si riparte dal centro, Rubi Fatima porta in attacco le ragazze della Cellini Padova, fanno girare palla, Vincetti intercetta il pallone, vuole cercare lo spazio, lo trova per la sorella, scambio di mani e gol per Giocap Vanessa. Terenziani sfonda la difesa avversaria e riesce a trovare il gol subito. Ripartenza aggressiva, difesa da centrocampo, può ripartire la Cellini, era stato fermato il gioco dall'arbitro. Parte l'incitamento da parte delle colleghe di gioco dell'Erice. Incrocia con Meneghini, gioca Vanessa, Vincetti scarica sul capitano del Padova, che c'è, vuole cercare lo spazio, lo trova ma viene fischiato il fallo. Si riparte dai 9, subito fuori Coppola a guardare cosa succede tra gioca Carell e Rubi Fatima. Esce lasciando spazio per l'attacco, ma un tiro sporco viene poi intercettato, viene stesa a Rubi Fatima, trova però il gol poi Marcellini. Ecco,
Se n'era accorto l'arbitro che ha voluto lasciare proseguire l'azione. Ci sono i 2 minuti per il capitano Benincasa dell'Erice. Finisce sul taccuino del giudice di gara. Può ripartire l'Erice dalla linea del centrocampo. Si fa sentire anche la panchina della Cellini. Terenziani per Reich. Esce Natale che vuole il pallone. Difesa aggressiva anche da parte del Cellini, che trova i suoi 2 minuti. Gioca up Vanessa per la seconda volta in questa partita. Reich fa girare Terenziani. Ancora scarica Reich sulla compagna. Brock riesce a intercettare il tiro. Recupera palla Meneghini. Ricomincia la fase d'attacco della Cellini. La Rubi Fatima con calma imposta l'azione. Scarica sul capitano. Giocap Ivana cerca la sorella. Giocap Vanessa che viene fermata, ma ci sono i passi. Riparte Coppola in contropiede. Arubi ferma l'azione, ma prende i 2 minuti. Si va a confrontare con il giudice di gara, l'arbitro. Nel frattempo torna in campo Lincetti. Decimata la squadra della Cellini in campo. Cercano l'azione migliore, si parlano le ragazze per cercare di capire come intimorire comunque la difesa dell'Erice. In 4 contro 5. Ancora fuori il capitano dell'Erice, che però dovrebbe tornare a momenti, portando ancora più notevolmente in vantaggio numerico le ospiti. Fanno girare palla, non si fanno intimorire, escono dai 9 metri dalla difesa. Cellini costretta a dosare e c'è il contropiede di nuovo di Coppola. Finta, si sposta in fascia, trova però la difesa. Non c'è fine alla volontà di questa squadra. Cellini che non molla mai. Riparte la fase offensiva dell'Erice con Coppola dai 9 metri. Arrivata dal Salerno 2 stagioni fa. Può ricominciare la Cellini. Scambi ravvicinati dal poker d'assi in campo e ritorna anche il capitano dell'Erice subito fuori, non vuole lasciar respirare le ragazze della Cellini. Ripasse, riparte però l'Erice, torna in campo gioca Vanessa, cercare di ripristinare l'inferiorità numerica. Ancora in campo confusione nella fase offensiva dell'Erice. Terenziani, Reich fa girare, cerca Coppola che esce e riesce però a trovare il numero 27 Matilde Tisato, che trova il gol sotto il 7 del secondo palo. Riparte la Cellini. Sta per rientrare anche a Rubi, entra la sorella. Meneghini, finta,
Il gioco up che cerca la sorella Ivana, che cerca di penetrare la difesa ma trova il fallo. Si può ripartire 9 metri con Ruby Sara. Fa girare la palla la Cellini, cerca di far muovere la difesa avversaria. Gioco up Ivana, trova Meneghini che cerca spazio ma non lo trova, si riparte dai 9 metri. Subito alta la difesa dell'Erice e c'è il gol però della Cellini. Viene in casa, trova il muro di Brock, può ripartire con calma, subito però a fermare l'azione viene in casa, non vogliono lasciare respirare le ragazze della Cellini, le arpie dell'Erice. Gioco fermo, l'arbitro va a pulire il campo di gioco, la fatica si fa sentire. 6 minuti e 48 dall'inizio del secondo tempo, risultato parziale sul 10 a 15 per le ospiti. Riparte la Cellini Padova, subito si alza in volo, gioca Vanessa, viene intercettato il tiro ma recupera Lincetti. La Vanessa rivuole palla, trova a Ruby Fatima che fa girare il pallone e non riesce a fermarlo Iacovello. Riparte l'Erice, c'è il time out. Gioco fermo. Può ripartire l'azione. Dai, ci chiama lo schema. Incrocio, esce Coppola dai 6 metri. Alta anche la difesa della Cellini in questo momento. Terziani, ci ha abituati ormai a questi tiri. Due passi, tiro, gol sotto la traversa. Ottima prestazione finora della giocatrice dell'Erice. Riparte impostando la Cellini, si studiano le squadre, si cercano gli spazi, fa girare palla, incrocio, scarica su Arubi Fatima, trova Giugab Carella, la sorella Vanessa, tiro sporco ma recupera senza far uscire il pallone dal campo di gara Giugab Carell, che però vuole cercare lo spazio, non lo trova, sfonda. Arbitro fischia, può ripartire l'Erice, subito veloce Terenziani che porta subito sui 9 metri la squadra avversaria e c'è la doppia, può ripartire subito in velocità Ruby Fatima, non si fa intimorire, trova però il muro avversario, gioca Vanessa in difesa, difendono il castello le arpie dell'Erice. Fa girare palla la Cellini, viene in casa, tiene d'occhio la Ruby e c'è però un tiro sporco che finisce tra le mani dell'Erice. Coppola finalizza con un contropiede, può ripartire la Cellini. E c'è il primo time out di questo secondo tempo, parziale 17 a 10 per le ospiti a 9 minuti e 14 dall'inizio di gara. Comunque è strano che a un certo punto o qualcuno stava utilizzando davvero, ma che bordata di dati. Un calo, è andato in down, cadono anche i server, cadono anche le reti, vedete qua. Vabbè dai, dai, sta andando.
tutto pronto per tornare in campo. Si sono caricate le ragazze che rendono grande questa Serie A1 Beretta femminile. Solo grande spettacolo il Pallafarfalle di Padova. Riparte con Lincetti, la Cellini Padova. Ci arriva da Rubi. Fa girare il capitano Meneghini, subito attacca. Gioca Vanessa, scarica su Lincetti che trova il capitano. E c'è però il tiro sporco che finisce a lato. Può ripartire l'Erice. No, c'è stato un fischio. Si è ripartito per i passi. Subito Reitz chiama lo schema. Eccola. Si alza questa volta però Tisotto. Tisotto non trova lo specchio della porta. Si riparte con Meneghini, fa girare, gioca Vanessa su Lincetti, ancora Bearzi trova le forze per tornare in campo e dare man forte alle ragazze. Non è finita. Sorvegliata Rubi, la capitano dell'Erice, non riesce a intercettare palla ma entra negli spazi. Bearzi cerca di entrare, non trova spazio, scarica subito, gioca Vanessa per Meneghini che si alza e tira e trova il gol. Apre le mani con un tiro dalla grande forza Meneghini del portiere dell'Erice che non riesce a fermarlo ed entra in porta. Subito veloce l'attacco dell'Erice. Cerca lo spazio, viene in casa, cerca di entrare, riesce però a trovare Terenziani, Coppola che trova il gol sotto mano. E riparte subito aggressiva l'Erice anche già dal centrocampo. Bearzi cerca Rubi, non la trova, fa rigirare palla. Si riparte con gioca Vanessa, Lincetti scarica su Bearzi, ancora Lincetti, esce a Rubi Sara, scarica su Vanessa, ricerca il pallone, Lincetti si fa trovare pronta ma viene fermata, si può ripartire dai 9 metri e c'è uno scontro con Coppola, può ripartire la Cellini. Lincetti non sembrano gravi problemi. Palla alla Cellini che riparte dai 9 metri. Ancora sofferente Lincetti. Gioca Vanessa, scarica su Lincetti che ferma il gioco, torna indietro. Meneghini attacca la difesa avversaria. Gioca Vanessa trova lo spazio, para. È quello, ma si riparte dai 9 metri. Rubisara fa ripartire l'azione, incrocia con Bearzi che si alza in volo ma trova le mani del portiere delle ospiti, prova la girata Coppola ma questa volta si fanno trovare pronte sia in difesa e subito Brock riparte impostando l'azione l'Erice. Terenziani per Reitz. Ancora palla su Reitz, esce il capitano, chiama palla ma lascia spazio al numero 33, Priolo Chiara, la più giovane dell'RPE, a soli 14 anni, entra in campo in Serie A1. Si alza però subito la Vanessa che viene fermata. Può ripartire la Cellini. Ecco le due giovani giocatrici, Adubi Fatima e Priolo, a confronto.
riparte veloce Lerice, viene però richiamata alla posizione da parte dell'arbitro, ci penserà Iacovello a rimpostare il gioco dalla propria metà campo. Pronta a ripartire Risato per Natale. Dai, ci chiama lo schema. Tenziani. Esatto, esce Coppola, scarica sull'Argentina, Natale, Terenziani, si fa sentire Ivana Jogap. Messaggio è chiaro, non deve essere una passeggiata a riuscire a fare gol alla Cellini Padova. Può ripartire Coppola. Raic vuole far cercare lo spazio per Tisato, che trova Coppola che con un pallonetto insacca. Riparte da Cellini, veloce, subito Bearzi vuole cercare lo spazio, che però riesce a trovare il fallo. Si riparte dai 9 metri, linea tratteggiata per la Cellini. Bearzi scarica sull'Incetti, gioca Vanessa, esce Bearzi, lasciare spazio al capitano Carel. Incetti subito per il capitano Jogap Carel. Incetti attacca, scarica su Jogap Vanessa, che trova a Rubi Fatima, che viene però fermata in maniera fallosa. Si può ripartire dai 9 metri. Si riparte con l'Incetti, scarica su Jogap Vanessa, esce Meneghini, chiama la palla, la vuole, ce l'ha, scarica su Incetti, apre lo spazio per Jogap Carel, che scarica di nuovo su Meneghini, che trova Jogap Vanessa, ma senza un ottimo risultato finale per il tiro. Ma si riparte dai 9 metri per un fallo a centrocampo. Scarica Jogap Vanessa, ma non viene chiamato il fallo, quindi può ripartire Lerice. Ripartenza veloce, Terziani subito per l'Argentina, che però non trova il gol. Riparte, si riparte con Brock. Imposta l'azione il capitano Jogap. Meneghini per Jogap Vanessa, Rincetti porta in avanti l'attacco, il capitano della pallamano Cellini Padova. Cercano di velocizzare il gioco le padovane per trovare uno spazio. Finta, ma viene fermato il gioco, palla all'Erice. Subito gioca Pivana ad intercettare il pallone. Raic viene fermata, riesce a trovare il tiro, ma c'è il fallo. Passi. Si riparte, Coppola per Raic, che chiama la tranquillità nella fase offensiva. Rimposta l'azione. Ecco, chiama il taglio Terenziani. Trova lo spazio Raic, che scarica sulla giovanissima Priolo, che trova il suo primo gol in questa partita. 14 anni. E si riparte Cellini Padova. Studia la modalità migliore per trovare lo spazio tra le fila avversarie nei 6 metri. E c'è però intercettazione di Natale, che non riesce a trovare un lieto fine a questo contropiede, grazie all'intervento del capitano della Cellini Padova, Jogap Carel. Si riparte con Coppola. Tisato richiama il giro di incroci, Raic a partire dal centro. Pronti a partire con lo schema, e questa volta però c'è il bluff. Finta e passaggio a Raic. Una lucidità tattica da parte di Raic e le compagne, che riescono a leggere il gioco
e ad imporlo, riuscendo a giocare anche a carte scoperte. Ci prova il capitano, tiro forte, ma Iacovello trova il modo di fermarlo, viene interrotto da un piede di Coppola, il contropiede avversario. Si riparte con Brock, scambio tra le sorelle Jogap e continua l'attacco della Cellini, che sta cercando di postare l'azione. Entra in campo anche Engarrua, fa girare palla la Cellini, Engarrua serena e si alza per poi cercare lo spazio per Rubi, ma viene fermata l'azione, fallo. Rubi Sara fa ripartire l'azione, Engarrua serena, giovanissima, tra le fila, trova il tiro a Rubi Fatima, ma nulla di fatto, contropiede Terenziani per Coppola, che non si frena nonostante la porta era sguarnita. Meglio non rischiare. E ricomincia l'azione della Cellini Padova. Si scalda nel frattempo anche il secondo portiere dell'Erice. Meno di 10 minuti alla fine. 23-11 per le ospiti. Engarrua trova il tiro. Arrivano i 6 metri. Cambio in porta per l'Erice. Entra il numero 22, Modernel, l'uruguayana. Trova il gol in Garrua serena. Neo entrata in questo secondo tempo. Fa girare palla l'Erice, subito aggressiva, chiama lo schema Raic, imprevedibili le ragazze dell'Erice in attacco. Tisato non trova lo spazio, scarica su Raic che vuole cercare lo spazio, scarica a sua volta Tisato per l'ala che trova il palo, ma Coppola si fa trovare pronta ed è subito gol. Può ripartire la palla a mano Cellini Padova al centrocampo. Fatica che si fa sentire. Entra anche Damian tra le file della Cellini. Fa girare palla Cellini Padova. Sorella d'arte in Garrua serena. Si alza, trova però la parata del portiere. Subito viene fermata però in maniera fallosa Engarrua. Entra in campo anche Prela Angela, un'altra giovanissima di questo campionato di Serie A1 Beretta femminile. Il futuro in campo questa sera. Fa girare palla la Cellini, subito fuori Prioli a difendere contro Damian la propria area. Prela, finita di tiro, scarica su Jogap Vanessa che non trova lo specchio della porta, alto subito Terziani, non vuole lasciare spazio, dà il tempo all'azione, ci pensa Prela però a fermare il tutto. Coppola cerca indicazioni da Raic, Tisato, fanno girare, Coppola esce, incrocia con Raic, Terziani che vuole cercare lo spazio per Tisato, scarica su Raic, ancora Terziani, Tisato che cerca di entrare, scarica Terziani, Raic e ancora scarica Raic su Priolo che trova un pallonetto a girare che non lascia scampo al portiere della Cellini.
entra in campo per la Cellini con il numero 22 Enabulele, per la prima volta qui al Palafarfalle di Padova. Engarrua ci prova, viene fermata. Di sicuro la maglia dovrà essere stirata per essere ripristinata. Si fa sentire la difesa dell'Erice, ma non mollano le ragazze della Cellini Padova. E c'è la parata stavolta. E ci sono i due minuti a Terenziani dell'Erice, numero 7. Può ripartire quindi l'attacco della Cellini. Richiama la posizione l'arbitro. E si riparte. Imposta l'azione. Gioca Vanessa. Si sposta al centro. Scarica su Damian. Engarrua. Damian che sfortunatamente trova un pallo a girare che fa uscire il pallone. Richiama la calma. Raic. Coppola esce, la vediamo in versione terzino, giocatrice versatile dell'Erice, cerca con la finta, trova lo spazio, non lascia scampo alla giovane portiere Enabulele, Sonia. Cerca lo spazio il capitano della Cellini, entra in campo anche la sorella Giocapivana. Prela, Giocapivana per Giocaprel che cerca il tiro ma viene fermata in maniera fallosa. Si può ripartire dalla linea tratteggiata. Arubi scarica su Giocaprel, Engarrua trova il coraggio e trova anche il gol ma viene fermata l'azione. Coppola chiede scusa per un fallo involontario. Può ripartire l'azione della Cellini, subito incrocio per Engarrua, viene fermata l'azione, contropiede di Coppola che scarica sulla numero 11 Marino Taina, che però non trova il pallonetto questa volta. Brock si fa trovare pronta. Capivana incita le compagne, meno di 5 minuti alla fine del match, ritorna in campo Traina, subito intercetta la palla sporca la Cellini, che però riesce a conquistare Coppola che con un contropiede trova il gol, portando a 26 i gol fatti dall'Erice a 26 minuti e 30 di questo secondo tempo. Riparte la Cellini, subito alta la difesa, si alza, gioca Pivana, trova la porta, non trova poi il gol, rimane ferma in area. Il giudice di gara è costretto a fermare il tempo. Riesce ad alzarsi, gioca Pivana. Partita che si fa sentire dal punto di vista fisico. Riparte l'Erice, costretto a uscire, gioca Pivana. Entra in campo la numero 2, Sperti. Anche per lei, prima presenza qui al Palafarfalle. Questo campionato a uno Beretta. Si alza Ponce, prende il palo, recupera Damian, contropiede, subito per la nuova entrata, viene intercettato poi il pallone per Prera, si può ripartire dai 9 metri. Palla per Rubi Sara, fa ripartire, gioca Apcarel, capitano per Sarpi, subito pronta ad impostare. Si fa subito viva l'azione grazie alle nuove entrate della Cellini. Viene però fermato il gioco, può ripartire l'Erice. Recupero veloce.
ci prova ad entrare, ma viene chiamato un fallo in attacco. Riparte Lazzellini subito con Sperti. Sperti che non si fa intimorire, recupera palla, scarica il capitano su Prera che trova il gol, si apre e fa girare la palla, gonfiare la rete delle avversarie. Raiz che richiama lo schema, Terenziani, Ponce, taglia numero 11 Marino, ma nulla di fatto, c'è il contropiede, Prera vede fuori il portiere, non aspetta altro per poter insaccare il 14° gol della squadra di casa. Un minuto al termine. Imposta l'azione, cerca di rallentare il gioco Leric, esce Marino, taglia tutto il campo, rivuole palla, la trova, cerca lo spazio per la numero 30 Podariu. C'è un passaggio sporco sull'anticipo della Priolo, può ripartire Leric con tutta calma. 20 secondi alla fine di questa partita, una partita sempre sul filo del rasoio dal punto di vista atletico. Priolo scarica su Marino, cerca Ponce, ancora e trova sullo scoccare del gong Podariu l'ultimo gol di questa partita. Dal Palafarfalle di Padova è tutto, ci rivediamo sabato con la partita che vedrà le padrone di casa contro il Mestrino per il derby tutto padovano.